Cioè, raga, non so se per voi è così, ma i pacchetti plus della Drain, per me, dove abito io, sono introvabili. Cioè, in media devi girare almeno 10-15 edicole per trovare forse un'edicola, e dico forse, che venda ste benedette bustine plus. Ah, bei tempi l'anno scorso, quando si chiamavano tempi supplementari. Tutti che ci lamentavamo dei box primo tempo, dei box secondo tempo, dei box tempi supplementari. Ma devo dire che forse era la cosa migliore. Cioè, quando vado in edicola si crea proprio una situazione estremamente imbarazzante tra me e l'edicolante. Generalmente va così. Sì, ciao, io cercavo le bustine Plus della Drain XL, che sono praticamente uguali ai pacchetti, ma cambia solo il contenuto. Se vuoi, ho questa team box che in teoria ha il suo contenuto. No, io cercavo proprio i pacchetti, proprio i classici pacchetti da un euro che hanno in teoria il contenuto diverso. Allora, se vuoi qualcosa di diverso, c'è questa, che però costano 5 euro al pacchetto, comunque sono diversi. Ah, ancora non ho capito. Sono proprio le bustine classiche da un euro, cambia solo il contenuto, cioè proprio fuori è completamente uguale. Pacchetti, box, tutto uguale. Quindi, se ci sono dei box che gli sono arrivati per ultimi, magari sono quelli. Ora, se vuoi, abbiamo questa team box, è l'ultima che ci è arrivata. Che c'era la settimana scorsa, quindi. Però io proprio cercavo i pacchetti da un euro, cioè proprio quelli da un euro, cioè classici. Sono fatti alla stessa maniera, ma cambia solo il contenuto, come l'ho detto. Sì, no, ce li ho, però il problema è che sono quelli vecchi, cioè sono proprio usciti 2 mesi fa, cioè sono questi. No, no, sono quelli, però cambia forse solo il contenuto, quindi mi dia un pacchetto che lo prendo. E generalmente mi tocca comprare un pacchetto e sperare che dentro ci siano le plus. Oh, raga, secondo me è la cosa più cringe del mondo fare tutte le volte, in ogni singola edicola, questo discorso. Comunque, raga, oggi cosa andremo a fare? Oggi andremo a spacchettare qualche pacchetto Drain XL, sperando ovviamente ci siano all'interno le plus. Anche perché se trovo Geco, io svolto. Visto e considerato che di balla l'abbiamo già trovato. Poi andremo avanti a spacchettare questa meravigliosa collezione della FIFA 365 2022. Tipo di carta utilizzata? Ma raga, la collezione devo dire è veramente veramente bella. Quindi raga, vi invito, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al mio canale, che è completamente gratuito. È un canale per amanti di collezionismo, come ben sapete. Quindi devo dire che non è un canale per tutti. Ricordo anche di sfondare il tasto like, perché a 1000 like andremo a spacchettare altre bustine plus. Magari un box intero. Probabilmente un box intero. Se lo trovo, ovviamente un box intero. Vi ricordo anche che se voleste sempre essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Panini, su tutte le rookie, su tutte le esaurite, vi lascio il link in descrizione della mia pagina Instagram, che con le mie storie sarete sempre aggiornati su tutto, sulle uscite e sulle rookie, su tutto quanto. Detto questo, raga, io non mi perderei ulteriormente in chiacchiere e andrei di là a spacchettare. Eccoci qua, ragazzi, pronti a spacchettare tutta questa bella robetta e sperando di trovare le plus dentro i pacchetti Adrenaline. Io comincerei subito con un pacchetto Adrenaline XL, dai! Uff, scampato pericolo, raga, sono le plus. Abbiamo Gagliolo della Salernitana, Igor Tudor Mr. Plus, Alessio Romagnoli del Milan, Agudelo del Genoa, Svanberg del Bologna e Kovalenko, raga, ma neanche una rara. Imbarazzante. Andiamo con il pacchetto FIFA 365, dai. Abbiamo Kevin De Bruyne del City, Renan e Piquet, raga. Forse questa è rookie, Renan. Fatemelo sapere sotto nei commenti se questa è la sua rookie. Poi abbiamo De Ligt e Danilo, poi abbiamo lo scudetto Juventino e Briasco Bando. Andiamo con il secondo pack Adrenaline, dai. Abbiamo Zaccagni della Lazio, Dionisi del Sassuolo, tra l'altro sembra sempre doppio tra l'altro, Agudelo del Zamp, Modulo del Venezia, abbiamo Ramsey della Juve, raga, che mi mancava, Brozovic regista. Andiamo con il pack FIFA 35 ovviamente, scudetto del Palmeiras, poi abbiamo i due pacchetti del Lione, due loghi dei mondiali, Francia 98 e Corea Giappone 2002, della Juve Locatelli e Arthur, e poi abbiamo i due portieri del Borussia Dortmund. Andiamo con un altro pacchetto FIFA 365. E cosa ci abbiamo qua, signori? Witzel, ma soprattutto Haaland, regà. Eccola qua la figurina di Haaland. Il talento che sembra essersi spaccato, però, regà, è sempre Haaland. Cioè, io è uno di quegli obiettivi che voglio sempre cercare. Quindi, obiettivo raggiunto. Bomba! Ora mi manca forse solo Ronaldo come obiettivo e ho trovato tutti. Poi abbiamo due giocatori d'Italia, tra cui Donnarumma, Dendoker e Tielemans, Varane e Lucas Hernandez, e poi abbiamo due giocatori del Tigres. Come si dice, non c'è due senza tre, quindi magari trovo qualcosa anche qua. Abbiamo Garcia e Piqué del Barcellona, Jorginho e Barella della nostra nazionale, una figurina che non ha minimamente senso del Bayern. Poi abbiamo due giocatori della Germania e due giocatori argentini. Ritorniamo con il pack Adrenaline Plus. Dai! Abbiamo Ampadu Plus del Venezia, che anche questa penso sia doppia. Poi abbiamo Smalling della Roma, Luis Alberto della Lazio, Bayrami dell'Empoli, João Pedro specialista e... Ah, mi mancava Ibra top player ed eccolo qua, il dio Zlatan Ibrahimovic. Ah, raga, che bomba, raga, inaspettato, Zlatan Ibrahimovic. Preferivo Diego, ma va benissimo Ibra, cioè mi accontento perché comunque mi mancava. Oros! Devo dire che questo spacchettamento sta andando decisamente bene in tutti i sensi. Abbiamo due giocatori dell'Argentina, altri due giocatori dell'Argentina, due giocatori dello Shakhtar, poi abbiamo due giocatori dell'Olympiacos, tra cui Balbuena, e due giocatori del Brasile, tra cui Neymar Junior. Andiamo con il prossimo pack FIFA 35.
Abbiamo due giocatori del PAOK, Saul e Thiago Silva del Chelsea. Poi abbiamo una rookie che regà, però non è una rookie, una rising star, Curtis Jones. Di Maria e Danilo Pereira, buona questa, e lo scudetto dello Shakhtar. Andiamo con un altro pack FIFA 365, dai. Abbiamo Mason Greenwood e Martial, quindi se voleste continuare la sua figo carriera, la loro figo carriera, questa è un'ottima figurina. Poi abbiamo, questa dovrebbe essere una rookie, comunque è un giocatore del PAOK, Mikalidis. Altri due giocatori del PAOK, Matip e Robertson. E poi abbiamo Omar Richards e Sara Regacchi. Richards dovrebbe essere rookie anche lui. Andiamo con il pack della FIFA 365 Plus, dai. Abbiamo Fares del Genoa Plus, Thiago Motta Plus, Mister Regà, tutti doppi, ho trovato i Plus Mister, sicuri doppi. Adrien Rabiot della Juve, Josip Ilicic dell'Atalanta, Dusan Vlahovic e... ah, Ivan Perisic Stella. Andiamo con il prossimo pack della FIFA 35, dai! Due giocatori del Boca Juniors, due giocatori del Villarreal, poi ho Ederson e Alexandro della Juve, Walker e Laporte. Poi abbiamo un logo della FIFA, tra l'altro è la numero 3, molto bello questo classico logo. Andiamo con un altro pack FIFA 365. Abbiamo la maglia glitterata del Boca, due giocatori del Belgio, molto bene. Poi abbiamo Sensi e Arturito Vidal dell'Inter, ancora dell'Inter i due portieri Andanovic e Radu, e due giocatori dell'Inghilterra. Andiamo con l'ultimo pack, Adrenaline XL Plus, dai. Abbiamo Nastasic della Viola, Ivan Juric del Torino, Jacopo Sala dello Spezia, Pulgar della Fiorentina, Davide Faraoni e l'ultima è una idolo, Emil Audero. Andiamo con il penultimo pack FIFA 365. Abbiamo Bernardo Silva e Grealish, Rising Star Leao, molto bella. Un'altra Rising Star che è Almendra. Poi abbiamo due giocatori del Lione. E l'ultima è Firmino e Jota del Liverpool. Andiamo con l'ultimo pack della FIFA 365. Abbiamo due giocatori dell'Olympiacos, Foden Rising Star, raga, non è rookie ovviamente, però è una gran bella figurina comunque, veramente bella. Ah, figliamo in bellezza, signori! Xavi Simons, Rising Star, e in più è rookie. Poi sicuramente la rookie più importante sarà quella in posa, perché è quella sicuramente più importante. Però anche questa è da classificarsi di rookie. Poi abbiamo i due portieri del Manchester United e due giocatori del PSG, Draxler e Gueye. Beh, raga, non posso dire che questo video è andato male, perché sia dalla parte di Adrenaline, perché abbiamo trovato Ibra che mi mancava, anche, raga, dalla parte della FIFA 365 ci è andata veramente bene. In particolar modo con la figurina di Holland e la rookie di Xavi Simons. Raga, ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di sfondare il tasto like. E con questa bellissima card di Zlatan Ibrahimovic vi lascio direttamente al prossimo video. Oggi come chiusura vi lascio il codice Adrenaline XL di Zlatan Ibrahimovic. Regalo che vi faccio.